Un tunnel lungo 5 anni non lascia spazio a interpretazioni. Il titolo del rapporto di ANAEPA, Associazione Nazionale Artigiani dell'Edilizia, dei Decoratori, dei Pittori e Attività Affini, sul comparto dell'edilizia e delle costruzioni, che è stato analizzato in un recente incontro aperto a imprenditori e amministratori organizzato da Confartigianato Cuneo. Durante l'incontro è stata analizzata la situazione generale del comparto. È un tunnel nel quale siamo ancora dentro e ancora non vediamo la luce, però sappiamo che il paesaggio una volta usciti sarà molto diverso da prima. Quindi le imprese dovranno attrezzarsi, credere nella loro capacità di cambiare, anche perché il mercato sta cambiando. Oggi c'è un'attenzione diversa rispetto al costruito. Oggi non si faranno più nuove abitazioni, si andrà a ricostruire e ristrutturare quelle esistenti con un occhio all'ambiente, con un occhio al risparmio energetico, e quindi le costruzioni subiranno una trasformazione a maggiore sostenibilità ambientale. Questa è, credo, una delle chiavi attraverso le quali le imprese si dovranno orientare per le nuove attività edile dei prossimi anni. Ci auguriamo che la strada almeno non vada più in discesa, ecco che abbiamo toccato il fondo e che per un po' viaggiamo su questo fondo, perché altrimenti non vediamo una via d'uscita. Speriamo nel governo che si rinnovi il 50% sulle ristrutturazioni, perché se passa al 36% avremo perso un'altra occasione almeno di mantenere il livello del lavoro allo stato attuale. Sicuramente il governo, la regione, i comuni sono per non coprire più terra vergine, e su questo ci vede anche noi costruttori perfettamente allineati. Abbiamo costruito dal 92 ad oggi, abbiamo coperto il 20% del territorio nazionale, non possiamo andare oltre, però c'è un sacco di lavoro da fare sul restauro, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione. Abbiamo molto da lavorare se ci sarà questa opportunità, anche da parte dello Stato che ci venga incontro e non ci tartassi con altre tasse, e poi che intervenga anche, ad esempio, una cosa che io mi sto battendo è loro dicono riqualifichiamo gli edifici. Benissimo, riqualifichiamo, ma io non posso andare in deroga con un cappotto sull'esterno di un edificio che sia a filo marciapiede, ma sono tutti a filo marciapiede. Allora mi chiedo, qualcuno dovrebbe cominciare a spiegarci come farli. L'edilizia ha resistito i primi anni, nel 2008-2009, adesso abbiamo dei segnali estremamente negativi su tutto il comparto, con delle perdite importanti di posti di lavoro e con tante chiusure di aziende del sistema. Oltretutto il sistema diciamo, delle imprese, dell'immobiliare era particolarmente esposto sul sistema bancario, e quindi si stanno generando situazioni di estrema difficoltà di molte imprese, di molti immobiliari che non riescono più a far fronte agli impegni presi attraverso finanziamenti, attraverso mutui, attraverso impegni a breve. Quindi effettivamente si sta generando una situazione di estrema difficoltà. Attraverso il nostro centro studi nazionale stiamo cercando di fare un'analisi di quella che è stata la situazione dell'edilizia nel recente passato, ma soprattutto questo lavoro tende a guardare a quelle che possono essere le opportunità del futuro e capire come si può uscire dalla crisi e come si devono rapportare le imprese edili che ancora sono in vita per cercare di sopravvivere nei prossimi anni, nei prossimi mesi. La crisi è molto pesante, le perdite di valore aggiunto sono dell'ordine del 5-6%, abbiamo una perdita di occupazione del 5% e siamo molto lontani dai picchi pre-crisi. Il livello della produzione dell'edilizia ha perso all'incirca il 38% rispetto ai picchi del 2006. Quindi il settore è assolutamente in affanno e ovviamente è coinvolto in una crisi sia da un lato finanziaria, che tiene alti i tassi di interesse, sia per le imprese che per le famiglie, e dall'altra da una profonda crisi fiscale dello Stato, che sta richiedendo molte risorse ai cittadini in termini di prelievo fiscale e gestisce meno spesa pubblica, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture. Quindi una crisi dei debiti sovrani, una crisi finanziaria internazionale si scarica in maniera pericolosa e pesante sulle imprese dell'edilizia.
La capacità di questi imprenditori è una capacità importante. Ricordo che prima della crisi il settore dell'edilizia è quello che ha cresciuto maggiormente l'occupazione nell'arco dei 12 anni precedenti la grande recessione. Quindi è un settore assolutamente dinamico, in grado di produrre lavoro. Oggi c'è bisogno di lavoro, di crescita, di produrre valore aggiunto, e quindi la sfida per dell'edilizia è assolutamente importante. Ci sono dei driver che abbiamo colto, sicuramente fotografato all'interno del rapporto, sicuramente la green economy, anche in questa fase in cui si dovrà superare l'incentivazione del solare e del fotovoltaico, ma sicuramente c'è un know-how importante per costruire case e abitazioni a maggior risparmio energetico, da un lato. Da un altro elemento che ha sottolineato il rapporto sicuramente è la tutela attraverso opere edili di alta qualità contro il dissesto idrogeologico. Intanto mi sembra che ci siano dei segnali positivi da parte del nuovo Presidente del Consiglio, che sta riconoscendo che l'edilizia è un settore trainante che può innescare altri settori dell'economia, il metalmeccanico, altri servizi, gli impiantisti, e quindi se gira l'edilizia, oramai l'abbiamo imparato, gli economisti lo sanno, mi stupisce che i governi precedenti abbiano un po' ignorato questi aspetti. Se parte l'edilizia, traina anche il resto dell'economia. Ci sono poi delle problematiche di tipo psicologico. Certe tipologie di imposte, se anche sono confrontabili con quelle che sono le valenze che ci sono in altri paesi d'Europa, in realtà minano quella che è la fiducia nel futuro, e sappiamo che la casa è un investimento innanzitutto che va a consolidare il sistema economico, ma va a consolidare anche il patrimonio delle famiglie, delle giovani famiglie in particolare, che hanno bisogno di accedere alla casa e di fare ruotare quello che è un asset tipico delle famiglie italiane. Se poi facciamo il confronto soltanto sulle tasse, ci dimentichiamo quello che gli altri paesi europei stanno facendo per incentivare invece quello che è lo sviluppo immobiliare. La Francia, ad esempio, che sicuramente non versa in condizioni particolarmente migliori della nostra economia, negli ultimi 7 anni ha fatto 7 leggi diverse da parte di diversi ministri di tutti i colori per incentivare dal punto di vista fiscale le persone fisiche a comprare case, tenerle per il proprio beneficio, per il beneficio dei propri cari nel futuro, o addirittura affittarle per rimetterle sul mercato. Quindi dobbiamo guardare a un pacchetto casa per l'edilizia che faccia ripartire il settore, ricreando le basi per gli investimenti nel settore, e di conseguenza ridiventa il primo traino per il rilancio dell'economia. Mondo Artigiano in collaborazione con UBI, Banca Regionale Europea.